Buongiorno, siamo al terzo vlog. Mamma mia, siamo già al terzo vlog. Questo vuol dire che siamo tipo già all'11? Sì. L'11 di dicembre. Mamma, parla un po' tu, vlog. Ciao. E sto andando dal parrucchiere perché mi devo tagliare i capelli. Vedrete, ma non vi dico. Sto pensando tutti che sei pazza. Che bello. E senta il palo. Cosa devo dire? No, sì, che adesso andiamo dal parrucchiere. E poi, Dio mio, è un freddo. E poi penso che andremo velocissime da Zara, ma non vloggerò perché devo andare troppo tutto veloce. Poi devo arrivare a casa a studiare. Pensavo di fare un dolce, ma non lo so, fare un pezzo di video e sono un po' impegnata. Sono appena uscita dal parrucchiere, non ho fatto assolutamente niente di che, li ho solo tagliati, scalati e sono stracarini. Madre, say hi. Hello. Guarda qua comunque per la vlog. Ah, sì. E adesso sono a Zara e fra poco poi torno a casa, studio filosofia e faccio le altre cose che dovevo fare. Buongiorno, se vedete confusione è perché mi sono appena svegliata, sono le 7:10, ma io sono già vestita perché fra 5 minuti in questa, ecco, mi chiedete di farvi vedere gli outfit con cui vado a scuola. Dei jeans larghissimi che mi fanno tra l'altro sembrare obesa. E il maglione peloso perché mi tiene caldo. È una maglietta, ragazzi, che robe. Comunque, devo andare a fare gli esami del sangue. Quindi, sì, forse alle 7:30. Io non voglio perché non mi piace farli. Non è che ho paura, però non mi piace. Basta. Tra l'altro, secondo me oggi arriviamo a 25.000 iscritti, quindi ho appena fatto gli esami, tutto bene, quindi se qualcuno di voi ha paura di fare gli esami del sangue, non è assolutamente niente, ma si sapeva. Madre, saluta. Ehi, hey, ciao. Adesso stiamo uscendo dall'ospedale, ospedale, e adesso vado a scuola. Vuol dire, mamma, posso saltare oggi? No. Ecco, no, devo assolutamente andare. E basta, speriamo che non dia il compito di scienza perché non mi è andato bene. Buongiorno, è Vlogmas Day, non me lo ricordo. Ok, c'è Tilly da me e ho di nuovo questo maglione per l'ennesima volta, ma perché devo girare un video natalizio, cioè dei pezzi di un video natalizio, e che tra l'altro avete già visto quest'ora. E qua c'è Tilly. Ciao! E adesso mi gira lei perché lei è la mia camera girl. E quindi non voglio spoilerare. Ah, ma non, che cavolo dico, non voglio spoilerare, ma avete già visto sto. Non mi ricordo. Sì, l'avete già visto sicuro. Quindi niente, allora spoilererò a sto punto. E dobbiamo fare delle clip per aggiungere al video che avete già visto. Sono impedita a parlare, ragazzi. Bene, basta, vi saluto. E Ali si sta preparando con lo stesso maglione perché dobbiamo girare le clip del video che è uscito, l'ultimo video che è uscito. E basta, vero? Sono molto concentrata. Sono proprio concentrata quando sono in carrozza. E niente, quindi basta. Ma riesco a stoppare. Dov'è la sim della... Non si chiama neanche sim. Che youtuber, mamma mia che sono, ragazzi. Non so neanche... Dove ho messo? Sì, hai visto la... No, chiedi a me. Sarà nel computer? Eccola! Ecco. Eccola! Adesso vedrete una cosa che succede sempre, ovvero parto per fare il video e carica! Ok, no, di solito parto per fare il video e scarica. Ma si scaricherà conoscendomi, sono un po' sfigata. Basta, chiudi! Ok, sono in pigiama, natalizio col computer e Tilly è dietro di me. E adesso facciamo in questa parte qua l'altra clip, l'ultima penso. Io e Tilly abbiamo finito di girare, però sono venute delle clip che non sono ancora sicura di mettere nel vlog perché non mi convincono al 100%. Ora sto andando in centro dalla mia amica, cioè dalle mie amiche, e usciamo. Maria, che l'avete già vista, e Benedetta, l'avete, non so, se non mi ricordo se l'avete vista, l'avete vista in una live forse. No, non lo so, non mi ricordo. E niente, ci vediamo dopo forse, se no direttamente domani mattina, che tra l'altro è Santa Lucia, quindi io di solito festeggio quasi più Santa Lucia di Babbo Natale, cioè insomma mi
grande in famiglia da me, quindi avrò i regalini e insomma vloggerò. Lei Benedetta? No. Come sta? No, stiamo bevendo in centro e... Ok, siamo in centro. Maria, di qualcosa al popolo di YouTube. No. Non fa... No. Allora lei non è timida. No, boh. Sei timida? Un pochino. Un pochino. No, ciao. Allora racconto. Maria adora i cavalli. Lei fa cavallo. Lei è una cavallerizza molto brava. E... Tra l'altro è un freddo. Un freddo. Io, noi abbiamo la parte dei piedi, questa parte qui, fuori. Siamo congelate. Io e Maria stiamo appena andate a cena insieme al giapponese. Maria, say hi. Abbiamo mangiato sushi. Viva la vita. È un freddo. Passa. Un freddo. Maria, è pericoloso per l'osso. Mamma mia. E ho freddissimo anche io. Non è una... Cioè, ce l'hai in mente? Cosa? Invece è una... Abbiamo una in mente la canzone di Fedez. Sei stata con Paolo, Giorgio? Giorgio Franco, Francesco? Non lo so, io. Pensavo fosse amore, invece eri... Non si dicono le parolacce, non è una parolaccia. Forte. Non si dice Maria, oh! Vabbè, e basta. Buongiorno, oggi è domenica. Non so che numero, 13? 14, non lo so, è Santa Lucia e quindi stamattina ho ricevuto i regali perché da me Santa Lucia nella mia famiglia è molto, cioè è quasi come Babbo Natale, nel senso, cioè è importante e, però non chiedetemi di mostrarveli perché non mi va tanto, non mi piace mostrare le cose che ricevo. L'avevo fatto una volta, What I Got for Christmas, e non mi convince molto come video, quindi niente, però sono proprio contenta e sono ancora nel letto, sono le 11, sono svegliata alle 9:30 e cioè mi sono svegliata alle 9:30, sono andata a vedere i regali sotto l'albero, sono tornata nel letto e sono stata qua a editare, che oggi o domani pubblico un video, e adesso mi sa che mi alzo, faccio il letto e perché mia mamma e mio papà sono andati in Austria per lavoro per 2 giorni, quindi devo mettere a posto io e penso che andrò a pranzo tra nonna e cos'altro? Sì, quindi adesso tipo devo fare il letto e tutto. E niente, che bello stare nel letto, vorrei sempre stare così ogni mattino. È ricreazione. Qua c'è un esemplare di Marti che mangia, mostriamo l'amore della nostra vita. No, solo queste. Non è vero? No. Si va? Sono di schifo. Si chiamano croccantelle, sono l'amore della nostra vita. Ne hai presi due? Sì. Ah, posso andare? Croccantelle, queste sono il gusto prosciutto. A me piacciono di più quelle al becco, se devo dirvi la verità. Però sono delle cosine. Mentre la madre e la figlia. Patri, vuoi salutare? Sì. sono queste cosine buonissime. Ciao sotterrata. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao sweeters, il video di oggi è un pochino diverso, cioè il vlog di oggi è un pochino diverso. Volevo in realtà parlarvi di alcuni prodotti che mi sono stati inviati e volevo assolutamente mostrarveli, solo che volevo farlo prima di Natale perché ho pensato che potevano essere delle belle idee per i regali di Natale, quindi lo faccio adesso in questo video qui. E la prima cosa che, ad essere sinceri, è quella che mi piace di più, è questa. Si chiama Jewel Candle. Io vi lascerò chiaramente tutti i link sotto e ho un codice perché voi possiate prenderla con il 20% di sconto e arriva tipo in 2 giorni, 3 giorni, è assurdo, del 20%, quindi il codice è Ali Piccola, vi scriverò tutto nell'info box, ed è praticamente una candela, tra l'altro della taglia della mia faccia, con questo fantastico bianco fiocchetto che era qua, ma io l'ho fatto scendere per mostrarvela bene, e questa è al profumo di Candy Cane. Allora, io tipo all'inizio a me non piaceva tanto l'odore di Candy Cane, non ho potuto sceglierla, però sinceramente da quando ho iniziato a bruciarla, era un pochino più in su, spero che si veda bene, ve la faccio vedere, e da quando ho iniziato a bruciarla ha iniziato a piacermi di più il profumo. E la particolarità di questa candela è il fatto che
Praticamente voi la bruciate ed è, oltre ad essere una buonissima candela che tra l'altro dura tantissimo ed è, come vedete, gigante, ci sono però delle se non sbaglio diverse grandezze, comunque vi ho già detto, vi lascio il link sotto. Praticamente bruciandola troverete una sorpresa, si chiama Jewel Candle perché potete trovare dei gioielli, può essere un anello, una collana oppure degli orecchini. E io ho trovato un anello. L'anello può avere un valore fino a 250 euro se non sbaglio, se mi sbaglio faccio l'asterischino perché non mi ricordo bene e adesso non mi va il computer. E io l'anello che ho trovato è questo qui. Io trovo, a parte che è stracarino, l'unica cosa mi è grande. Cioè io do le ditine mini, scusate ho provato dei rossetti prima, ho le ditine mini e come potete vedere è grande, però è... Comunque io trovo sia una bellissima idea, tra l'altro si può stringere, quindi sta a momento. Ed è appunto, c'è scritto che è 925 sterling silver, quindi spero un sacco che si veda, se non faccio dopo un close up. E niente, io trovo, vi giuro che questa sia un'idea bellissima. Io l'ho mostrata a mia mamma e ho detto, oddio ma che cosa bella. Cioè, e trovo sia un bellissimo regalo, che sia per un compleanno, per Natale, alla mamma o un'amica. È un bellissimo regalo, soprattutto chiedere le candele e con questo pensierino, tra l'altro, è proprio una bellissima idea. Quindi volevo assolutamente parlarvene e vi ripeto appunto che avete il 20% di sconto. Quindi se volete comprarle scrivete Ali, tutto in minuscolo. E vi lascio il link sotto, a me piace tantissimo, vi giuro, mi piace stra tanto, poi l'idea è una cosa fantastica. E quindi questa è la prima cosa che volevo mostrarvi. E poi Romwe mi ha inviato 3 capi che volevo assolutamente mostrarvi perché anche questi mi sono piaciuti molto. Il primo, scusate che è tipo strastropicciato, è questo vestito che ha le maniche a 3/4 ed è blu, io amo, scusate ho ricevuto un messaggio. Io amo il blu e ha le tasche, cosa che... è sempre un più, in qualsiasi cosa è un più perché sono fantastiche e l'ho già usato, infatti ho stropicciato per quello e arriva circa fino a tipo poco sotto le ginocchia e mi piace tantissimo perché è super super semplice però veramente molto carino e super elegante, mi sa molto di Taylor Swift, a chi piace lo stile Taylor Swift, quindi questo è uno dei capi. Il secondo è sempre un vestito che sì, però sarebbe tipo un po' più da discoteca, che devo dire forse è il capo che mi è piaciuto di meno in assoluto, adesso sto a 100 anni a mostrarvelo. Comunque ha le spalline fine e praticamente qui dovreste mettere, aspetta, allora è intanto un tubino nero semplice, c'è la pancia fuori e qua dovreste mettere il seno, quindi tipo qua, e c'è la pancia fuori e sotto qua rimane questo triangolino, io non so come mostrarlo, lo giuro, rimane il triangolino, non so neanche se, ok, vediamo se capite così, cioè praticamente questo è fino a, ed è molto più su dell'ombelico, quindi non è che avete ombelico fuori, avete solamente uno spazietto di pelle, e trovo sia carino. L'unica cosa è, si vede, ha fatto stra bene tra l'altro, alla zip Elas. E niente, io trovo sia stra, veramente stra bello, cioè a me piace tantissimo. L'unica cosa, tipo qua mi si vede un po' reggiseno, allora devo cercare di metterne uno color carne oppure nero che non si noti molto. Quindi anche questo carino. E poi, ultima, una camicetta. Io adoro le magliette, le camicie così. È praticamente, a me è un po' grande, sto un momento a stringerla. Tra l'altro è fatta benissimo qua ai bottoncini. Ed è una semplicissima camicetta con qua gli spacchi e dietro è così. Quindi hai tutto con praticamente la schiena scoperta. Sempre la zip. E niente, questi dettagli qui, molto, molto semplici, anche questo, sapete, vedete quanti colori, guardate quanti colori ragazzi, mamma mia. E poi mi avete chiesto tantissimo dove ho comprato il completo che ho messo sulla foto di Instagram, quello rosso. Io alla fine non l'ho preso rosso, ma l'ho preso a righe bianco e nero, no, bianco, blu e nero o bianco e blu, non mi ricordo. Ecco qui, praticamente è, ok, bianco e blu, ed è praticamente una gonna, che l'ho messa un sacco di volte perché mi piace tantissimo. È una gonna lunga fino ai piedi, cioè fino a poco prima dei piedi, cioè quindi rimane una parte di caviglia fuori, strettissima, tubino, e così, e c'è sempre la maglietta, come si dice in italiano, matching, che fa coppia,
della stessa stampa ed è, sarebbe corta, in realtà a me non è tantissimo corta, infatti la giro sempre un pochino, ed è di Zara e sono entrambi di Zara, quindi me l'avete chiesto un sacco e volevo mostrarvelo. E in questi giorni in realtà ho comprato, cioè ho ricevuto e comprato queste cose, volevo assolutamente mostrarvi. Spero tanto che il vlog vi sia piaciuto, scusate se non ho vloggato in questi ultimi giorni, sono stati dei giorni in cui ero un po' giù di morale e un po' stanca e sono tanto ancora stanca, e quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, of course, thumbs up e thumbs, questo è uno, thumbs, due, pollice in su, insomma. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog o qualsiasi video farò.